Il 25 aprile a Castiglionfibocchi si ricorda così una corona di alloro per i caduti e un incontro presso la Sala del Giglio del Comune per parlare di uno degli spaccati meno conosciuti dell'occupazione nazifascista nel territorio aretino. Nel volume Prigionieri di guerra di Claudio Biscarini sono state ripercorse le vicende del campo di internamento per prigionieri di guerra che si trovava a Laterina. Un luogo scelto non a caso per la sua vicinanza alla ferrovia. Furono uccisi 7-8 soldati in un'occasione durante una marcia. Una marcia che doveva essere una marcia di trasferimento, perché il Turkslager, cioè il campo di transito di Laterina, serviva proprio per questo transito, per andare poi in Germania. Il problema era che il viadotto di Bucine era stato bombardato e quindi non era più la linea ferroviaria, la Laterina non era più agibile, bisognava andare a Montevarchi. 15 ettari dove venivano tenuti dai 3 e 4 mila prigionieri, un campo di transito per lo più dove arrivavano soldati da ogni parte, compresa la guerra in Africa. Nel 1941 il Ministero dell'Interno, allora presieduto da Benito Mussolini, fece costruire questo campo. All'inizio erano due fili di praticamente 15 ettari di terreno posti tra l'argine del fiume Arno e la statale via Vecchia Radina. Ed era costituito da due fili di, appunto, di filo spinato con delle guardiole e degli attendamenti. Essenzialmente non c'era una costruzione. Nel 1942, dopo che arrivarono i primi prigionieri della guerra in Africa, ed erano inglesi ed erano francesi della legione straniera, quindi erano un guazzabuglio di popolazione, comunque erano spagnoli, c'era qualche italiano, c'erano dei russi, c'erano veramente tante etnie e tante popolazioni diverse. La popolazione di Laterina, consapevole che c'era questo campo, aiutava anche i fuggitivi. Foto, documenti, lettere che sono state raccolte non senza fatica e reticenza anche da parte dell'Italia negli archivi di Londra durante le varie inchieste nel dopoguerra per risalire ai colpevoli di queste atrocità.